Bentornati a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi faremo delle tagliatelle con speck, verza e ceci. Andiamo agli ingredienti. Olio extravergine di oliva, delle tagliatelle artigianali, peperoncino, sale, della cipolla, del prezzemolo, dei ceci, nel mio caso ho usato un cece ammollato e l'ho bollito, dello speck e della verza bollita. Andiamo alla preparazione. Padella calda, olio, facciamo rosolare della cipolla, ok, poi mettiamo dello speck. Lo tagliamo a striscioline sottili. Facciamo scaldare, nemmeno rosolare, perché già è saporito. Se andiamo a farlo rosolare troppo, il sale ce lo ritroveremo troppo importante poi in bocca. E infine metteremo la verza. Le parti esterne della verza, queste un po' più scure, io le preferisco perché hanno più sapore. Normalmente la gente le butta, ma come sapore, anche come colore, perché tenete conto che qua il colore più importante ce lo dà il verde della verza, quindi facciamo insaporire la verza, mettiamo peperoncino, e poco sale, serve solo la verza perché poi lo speck è già saporito. Qui non mettiamo nessun tipo di salsa, né panna né nulla, quindi aggiungeremo solamente un po' di acqua di cottura delle tagliatelle, che nel frattempo andremo a mettere in acqua. Ok, mettiamo un po' di acqua di cottura. Andiamo avanti la tagliatella. Il sugo è praticamente già pronto. Non facciamolo cuocere troppo, altrimenti poi la verza si rompe e non abbiamo più distintamente i tre ingredienti. La cipolla andremo un po' a perdere, però lo speck e la verza li vogliamo vedere in maniera distinta poi nel piatto finito. Quindi andiamo a girare la tagliatella. Mentre la tagliatella si cuoce, l'ultimo ingrediente che ci manca è il cece, che andremo ad aggiungere proprio 2 minuti prima della tagliatella. Il cece l'ho fatto bollire e l'ho portato praticamente a cottura, quindi quando andrete a schiacciarlo sarà cotto, non ha bisogno di tanto altro tempo. Devo scaldarlo e mi piace il fatto che ci sia comunque la verza, che è morbida, e la croccantezza del cece.
tagliatella è quasi pronta. La tagliatella ovviamente è una tagliatella artigianale che è molto simile a quella fatta in casa, quindi la cottura è molto simile, 3-4 minuti, dipende dallo spessore. In questo caso 3 minuti, 3 minuti e mezzo sono sufficienti. Andiamo ad aumentare il fuoco, in questo caso la temperatura. Aggiungiamo il cece, gli facciamo prendere calore. Ok. Ok, andiamo a saltare. Perfetto, andiamo ad impiattare. Ecco qua. Andiamo a mettere un po' di prezzemolo e chiudiamo con un filo d'olio. Il piatto è pronto. Tagliatelle con speck, verza e ceci. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Thank you.